La casa editrice Nuovi Sentieri di Bepi Pellegrinon ha dato alle stampe un volume dedicato all'alpinista Giorgio Ronchi. Nato nel 1937 nella frazione di Sacchete, in comune di Vallada, e vincitore del Pelmo d'Oro nel 2012 per l'attività alpinistica. Il libro, con meticolosa cronaca, racconta la prima scalata della Cima d'Auta nel 1956 e le successive, dalla parete sud della Marmolada alla cima delle Comelle, Alto Rione Bassano, queste ultime realizzate con Livio De Bernardin. Ampio spazio è dedicato ai suoi compagni di cordata, da Toni Serafini, con il quale scala nel 1958 lo spigolo nord-ovest del campanile alto dei Lastei, sulle Pale di San Martino, a Roberto Sorgato, con cui condivide l'ardita e rocambolesca salita della parete nord della cima ovest di Lavaredo. L'anno dopo, era l'inverno del 1962, si registra anche la salita della cima su alto in civetta con Sorgato e Arrida Elli. Nel 1963 perdette Emilio, il fratello minore, caduto sull'auta. Il libro, come consuetudine nelle pubblicazioni della Nuovi Sentieri, è ricco di immagini d'epoca e attuali che ritraggono Giorgio Ronchi in attività con i compagni di cordata, chiudendo con l'immagine della propria famiglia. Per gli amanti della montagna, la possibilità di conoscere o approfondire la conoscenza di uno dei pionieri dell'alpinismo estremo nelle Dolomiti.